Benvenuti in questo nuovo episodio di Turbotubo Educational. Guardate il cielo! È un missile! È un aereo! Fate meno! Come primo argomento, oggi vi parleremo di treni! Andiamo a vedere caratteristiche, design e storia. Come prima abbiamo la locomotiva 640, costruita intorno al 1906 in una fabbrica tedesca di Schwarzenegger a Berlino, trasformata in una macchina a vapore surriscaldato, sempre a semplice espansione dei due cilindri, ma abbassando la pressione della caldaia a 12 bar. È stato anche oggetto di esperimenti come la trasformazione a carbone, andato male, accantonato per il costo di manutenzione troppo alto. A sua differenza, ho sbagliato. La 640 viene migliorata, modificata e rinominata e chiamata la 740, sempre sviluppata dalla rete adriatica poco prima della nazionalizzazione delle ferrovie dello Stato. Venne usata per il traino dei treni della Regina Marina durante la Seconda Guerra Mondiale. Rispetto ai modelli precedenti sono stati migliorati i sistemi di alimentazione dei cilindri e l'aumento della potenza a 80 cavalli. Il secondo treno di cui andremo a parlare è l'elettro FS460. L'ETR460 è un treno. Sono caratterizzati dagli attuatori di assetto variabili posti in posizione quasi orizzontale fra cassa e carrello, ottenendo quindi un minore ingombro dei dispositivi di pendolamento rispetto al passato. La velocità massima è di 200 km orari, dove subentra un sistema di sicurezza supplementare per il viaggio temporale. Bene, adesso passiamo alla terza categoria di treni. L'automotrice FCDE M4CYZ/2500. L'automotrice rappresenta il primo esemplare di convoglio a scartamento ridotto, fabbricato in Svizzera per il mercato italiano e dimostratosi subito adatto per le tortuose tratte silane. Il treno è composto da due casse, ognuna con motore Caterpillar, chiusura stringata e senza tacco. E si consiglia di acquistare un numero superiore perché so dure come un sasso. Ok, e per concludere andiamo a vedere la quarta tipologia di treni. E ce la descriverà la nostra inviata Vera, attraverso la nostra capra del male. Vai Vera, dici l'ultima tipologia di treni. Ciao ragazzi, sono in diretta dalla capra del male e adesso andremo subito a scoprire le caratteristiche del Thomas. Il treno Thomas è un treno che viaggia soltanto nell'isola di Sodor. È una trepidante locomotiva a vapore composta da un carro, un generatore e un sistema di trasmissione a bielle a due carrozze. Fu inaugurato nel 1957 con il suo primo viaggio. Fu una delle prime locomotive a vapore adoperate in Italia, che aggiunse un'importante novità: un carrello articolato che comprende assi di cui una motore denominata carrello a Zara. Raga, ma perché? Da Zara ci stanno i carrelli? Comunque raga, siamo stati un quarto d'ora a fissare una capra e a salutarla. Bene, bene. Comunque, vi saluto, da qui è tutto, a voi la linea. Ciao! Bene, grazie Vera per questa delucidazione sul trenino Thomas. Grazie Vera! Grazie. La puntata di Turbo Tubo Educational finisce qui. Speriamo vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima!